In collegamento telefonico, in anteprima assoluta, le parole del neo mister della San Giovannese Roberto Malotti. Mister, intanto complimenti per questa sua nuova carica. Come si sente, quali aspettative e quali le prime impressioni? Chiaramente vengo ad allenare in una piazza che conosco da calciatore e quindi mi riporta indietro nel tempo. Questa scelta è caduta anche in base a quello, per ricominciare e ritrovare delle motivazioni importanti. Credo che per me San Giovanni sia il posto giusto. Proprio per questo San Giovanni, dopo aver rifiutato qualcosa sempre nella stessa teoria, ho creduto e ho pensato che San Giovanni fosse il posto giusto per ricominciare. Cosa si aspetta da questo finale di stagione? Un finale difficile, perché lei, mister, avrà il compito di traghettare alla salvezza la squadra. Guarda, io ormai sono 20 anni che prendo le squadre in grande difficoltà, anche in difficoltà peggiori da quella della San Giovannese. Quindi io sono abituato ad andarci cauto, entrando in un ambiente e facendo delle valutazioni in maniera obiettiva, ma piano piano, vagliando quelli che possono essere gli aspetti positivi o negativi, e poi lavorare su quello che e nella maniera in cui io sono abituato a fare. Sono un lavoratore, come sono nella vita, sono anche sul campo, e credo che poi il lavoro, anche se poi sembra una fase scontata, però il lavoro, se fatto in maniera positiva, poi qualche frutto troverà. Chiaro, certezze assolute non ci sono mai, però la speranza è che, insomma, chiaramente la squadra, l'ambiente, la società trovino le motivazioni per riuscire a avere le soddisfazioni dovute, insomma. Mister, io l'ultima domanda gliela devo fare. Domenica arriva una partita che forse peggiore non potrebbe per un esordio, ma allo stesso tempo potrebbe essere anche la più affascinante, appunto quella di Siena. Si prevedono migliaia di spettatori, soprattutto da Siena, una piazza che era in Serie A qualche anno fa e adesso si vede davanti a lei con il suo esordio. Guarda, onestamente l'ultimo dei miei pensieri in questo momento va a Siena. C'ho da pensare a 20 calciatori che non conosco nemmeno, a una società che conosco solo di nome, a riorganizzare la mia vita, e quindi onestamente il Siena è la preoccupazione minore che ho in questo momento. Sono abituato a preparare la mia squadra ed esclusivamente la mia squadra, non basandomi negli aspetti generali nella squadra avversaria, e credo che per noi e per i ragazzi soprattutto sia una partita chiaramente di grande soddisfazione, però è una partita come le altre. La San Giovannese ha bisogno di punti per risollevarsi da una situazione non eclatante, non soddisfacente, quindi o che ci sia il Siena, o che ci sia il San Donato, o che ci sia il Gavottano, già da domenica la San Giovannese avrà bisogno di dimostrare che la volontà e la voglia di fare ci deve essere.